Allora, proprietà del mia. Allora, sia a una matrice quadrata di che ha n righe n co. Metto K perché non deve essere per forza di numeri A, può essere di numeri reali, numeri complessi, può anche essere un campo finito, non è. Già, tutto quello che stiamo dicendo vale in generale. Valgono le seguenti proprietà. Ovviamente A è determinante, ce l'ha perché è una matrice quadrata. Valgono le seguenti proprietà. Allora, proprietà numero 1, se A possiede una riga o una colonna nulla, allora determinante di A è uguale a 0. Quindi se c'è una riga e una colonna nulla, il determinante fa 0, senza che vi sto dando a prendere. Seconda proprietà, se scambio due righe o due colonne di A, il determinante cambia segno. Tre, se A possiede due righe o due colonne uguali, allora il determinante di A fa 0. 4, se moltiplico una riga, una sola riga, o una colonna di A per il numero lambda appartenente a K, allora determinante, il determinante si moltiplica per lambda. Pure lui per lambda. Quindi vediamo se avete capito. Se prendo una matrice 3x3 e la moltiplico tutta quanta per 5, il determinante rispetto a prima quant'è? Non è 5 volte più grande. 5 volte. Eh? Allora, per esempio, se prendo questa matrice 1, 2, 3, 1, il determinante fa meno 1. Se prendo questa matrice 5, 15, 5, 10, il determinante fa meno 25. 50 meno 75 fa meno 25. E perché? Se moltiplico una riga per 5, il determinante si moltiplica per 5. Se moltiplico due righe per 5, si moltiplica la prima volta per 5, l'altra volta ancora per 5. Quindi in totale
se la matrice fosse stata 3x3 e moltiplicato tutto per 5, determinati quante volte aumentava? 5 per 5 per 5, 125. È chiaro questo discorso o no? Quindi scrivete in particolare determinante di lambda volte A è uguale a lambda alla n per il determinante di A. Così ve lo ricordate, se no pare che quello che uno non scrive. E questo perché per la radice era n per n, se moltiplico tutta la radice per lambda, ho moltiplicato n righe per lambda e quindi moltiplicato n volte per lambda e quindi alla fine viene fuori lambda alla n. 5. Se sommo a una riga o a una colonna e a una combinazione lineare delle altre righe o rispettivamente delle altre colonne, di A, il determinante che fa? Non cambia. Il determinante della matrice non cambia. 6, lo scrivo qua sopra perché c'entra, determinante di A è uguale al determinante della trasposta di A. La trasposta di A è la matrice che, diciamo, al posto di J ha quello che A aveva al posto J, cioè trasposta di A IJ è uguale ad A J. Per capirci, la trasposta della matrice 1, 2, 3, 4, se qua ci metto trasposta la matrice 1, 3, 2, 4. Cioè, la diagonale non cambia, quello che sta al di sopra, al di sotto della diagonale viene riflesso a specchio. Quindi o faccio la matrice o faccio la sua trasposta, il determinante è lo stesso. Oh, guardate che se riesco a dimostrare queste proprietà, in particolare ho dimostrato quelle che mi servivano, perché se scambio due righe il determinante cambia di segno, era quella che mi serviva per il metodo del pivot. Se somma una riga o un multiplo di un'altra riga, cos'è un multiplo di un'altra riga? È una combinazione lineare delle altre righe. In quel caso il determinante non cambia. È chiaro? Bene, penso che ce la facciamo dimostrare per tutti, perché ci abbiamo 32 minuti e ce la facciamo dimostrare per tutti. Allora, cancelliamo questo esempio e andiamo a fare la dimostrazione. Dimostrazione, la 1 io dico che è ovvia, dico che è ovvia, però vi dico anche come si fa, perché se no dico la 1 è ovvia, la 2 è ovvia, la 3 è ovvia, la 4 è ovvia. Oppure la semplice dimostrazione lasciata al lettore. Allora, perché la 1 è ovvia? Ah, supponete che la terza riga faccia 0,
c'ha tutti i zeri. Secondo voi, io quando uso la formula di Laplace, lungo quale riga vado a sviluppare? La terza, tanto sono tutti zeri e quindi mi verranno tutti i contributi uguali a zero. Quindi sviluppare utilizzando la formula di Laplace c'è secondo la riga nulla, o tutto lo faccio per righe, poi ovviamente tutto quello che dico per righe si può fare pure per colonne, perché le formule di Laplace ci stanno per righe e per colonne e il determinante è sempre uguale. Quindi la seconda, cominciamo con il caso di scambio di due righe adiacenti. Allora, primo caso, scambiamo due righe adiacenti. Il risultato è ovvio. Il determinante cambia segno. È ovvio. Perché è ovvio? Ve lo spiego a parole. Supponiamo che voi scambiate la settima e la sesta riga. Ok? Allora, nella prima di scambiarle, sviluppate secondo la settima riga. Dopo averle scambiate, sviluppate secondo la sesta riga, che è quella di prima. Quindi ottenete esattamente tutti gli stessi risultati di prima, perché quando cambiate, dalla matrice non scambiata cancellate la settima riga e la colonna di appartenenza, si ottiene una certa matrice. Quando dalla matrice con le righe scambiate cancellate la sesta, si ottiene sempre la stessa matrice di prima. L'unica cosa che è cambiata è che la riga che prima era 7 adesso è diventata 6, quindi meno 1 alla i più j. Sviluppando la prima volta con i uguale a 7, la seconda volta con i uguale a 6, cosa cambia? Cambia soltanto che la prima volta è i uguale a 7, la seconda volta è i uguale a 6, quindi cambia un meno 1 che moltiplica tutti gli elementi della sommatoria. Faccio un esempio e ci capiamo meglio. Se io faccio determinante di 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 4, scambiamo queste due qua. 1, 2, 1, 1, 3, 4, 0, 1, 2. Perché è ovvio che cambia segno? Perché adesso, qua per esempio sviluppate secondo la terza riga. Allora, il primo elemento qual è? Più determinante di questo. Adesso qua sviluppato secondo la seconda riga. Il primo elemento qual è? Meno, che qua più meno, determinante quando cancellate la riga, la colonna di appartenenza, la matrice che rimane è sempre 2, 1, 1, 2. Quindi viene esattamente la stessa cosa di prima col segno cambiato. Poi quando passate a 3 avete 3 per il col meno per il determinante di 1, 1, 0, 2, qua avete 3 col più per il determinante di 1, 1, 0, 2 e così via. Tutti i termini risultano uguali tranne che per il segno che è cambiato, perché in un caso la riga era la terza, nell'altro caso la riga era la seconda. Allora quel segno che è cambiato lo compensiamo mettendo il meno davanti, cioè il determinante cambia segno. Secondo caso, scambiamo due righe qualunque I1 e I2 maggiore di I1. La riga I1 e la riga I2. Per esempio, scambiamo la terza riga. Allora, le righe le indico così: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Supponiamo che vogliamo scambiare la terza e la settima riga.
Allora, come si fa a scambiare la terza e la settima riga? C'è un modo molto semplice facendo scambio di centri. Prima devo portare 7 sopra a 3, cioè devo far scambiare la settima con la sesta con la quinta, la settima che sta al posto della sesta con la quinta, poi con la quarta, poi con la terza. E poi devo fare la riga 3 passata sotto e qua la devo scambiare 3 volte per portarla al posto della, che originalmente era della settima. Quindi all'andata devo fare i 2 meno i 1, al ritorno devo fare più i 2 meno i 1, quindi però 1 in meno. Quindi vedete, portare questa settima al posto della terza e la terza al posto della settima ci vogliono 7 scambi. Questo perché all'andata ce ne vogliono 4 e al ritorno ce ne vuole 1 in meno, cioè 3. Quindi gli scambi sono i 2 meno i 1 per 2 meno 1. Ma la cosa importante non è che quanti siano, l'importante è che sono un numero dispari. Ma essendo un numero dispari, ogni volta che facevo uno scambio di righe adiacenti il determinante cambiava di segno. Quindi in totale, avendo cambiato di segno il numero dispari di volte, cambia segno. Quindi il determinante cambia segno. 3. Se due righe sono uguali, il determinante fa 0. Sia A' la matrice ottenuta scambiando le righe uguali. Allora, da una parte A' ho scambiato due righe uguali, quindi A' è uguale a A. Quindi il determinante di A' da una parte è uguale al determinante di A, ma dall'altra parte il determinante di A', siccome è stato ottenuto comunque scambiando due righe, è uguale a meno il determinante di A, perché abbiamo visto che ogni volta che scambiamo due righe il determinante cambia segno. Quindi se la matrice ha due righe uguale, scambiando quelle due righe il determinante da una parte deve rimanere uguale, perché scambiando due righe uguale la matrice non cambia, e dall'altra parte deve cambiare segno. L'unico numero che è l'opposto di se stesso è 0. E quindi questo naturalmente qua veramente ci vuole che mettete K uguale R o C. Allora, se no è vero pure se la caratteristica del campo, insomma non voglio complicare la cosa perché comunque è vero sempre, però diciamo voi mettete K R o C. Allora, quindi cambiando le due righe il determinante è uguale, cambia di segno e quindi è 0. Quarto, se la matrice era A11, A1n e poi c'è solo lambda I1, lambda IN e poi AN1, ANN,
cioè avete moltiplicato per lambda solo la riga iesima, andate a fare il determinante, sviluppate usando la formula di Laplace lungo la riga iesima, quindi viene somma, e j che va da 1 a n, di meno 1 alla i più j, qua vi viene, sulla riga iesima viene lambda a i j, quando cancellate la riga iesima e la colonna jesima, vi viene il determinante di a grande i j, perché in quello, dopo che avete cancellato la riga iesima, tutto il resto è uguale a quello che c'era prima, quindi viene esattamente il determinante del complemento algebrico di a piccolo j. E quindi lambda lo portate fuori, viene lambda per il determinante di a. Quindi questo dimostra che se io moltiplico una riga per lambda, il determinante risulta moltiplicato per lambda. In particolare, se moltiplico tutta la matrice per lambda, è come moltiplicare n righe per lambda, e quindi portando i lambda fuori una alla volta, lo devo fare n volte, alla fine viene lambda lambda. Ah, per quanto riguarda il punto 5, cominciamo con il caso in cui io sommo a una riga, per esempio, un multiplo di un'altra riga, quindi ai1 più lambda, per esempio, a ai1 a1n, quindi qua mettiamo ain su lambda ajn, e poi le altre righe le lascio stare, an1n. Adesso se vado a fare il determinante utilizzando la formula di Laplace, qua mi viene somma, qua mettiamoci h perché la j adesso la devo usare. Ho sommato alla riga iesima un multiplo della riga iesima, quindi facciamo somma per j che va da 1 a n, qua mi viene meno 1 alla i più j, per il determinante, per, qua ci devo mettere aij più lambda ahj, per il determinante di a grande i j. Sempre sviluppando lungo la riga iesima, ma questo è uguale, lo scrivo qua sotto, ci dovrebbe entrare, somma per j che va da 1 a n di meno 1 alla i più j a i j per il determinante di a grande i j, e basta. Cioè questa sommatoria la trasformo in due pezzi, la prima è la sommatoria che mi dà il determinante di a, poi come la sommatoria è lineare, l'altra sommatoria sarebbe meno 1 alla i più j per lambda grande ahj per il determinante di aij. Ma a parte il lambda che porto fuori, il secondo è esattamente, la seconda sommatoria è esattamente il determinante di una matrice ottenuta sostituendo la riga h alla riga j. Ma no, se una matrice sostituisco la riga h alla riga j, quella matrice ce l'ha due righe uguali, perché h era diverso da j. Ok? Cioè, per esempio, io ho sommato alla terza riga il triplo della quinta riga. Allora, mi viene, quando vado a sviluppare il determinante, mi viene un pezzo che mi dà il determinante come era prima, e poi mi viene il triplo che passa fuori per il determinante di una matrice che al posto della terza riga c'ha la quinta riga. Ma siccome quella c'ha pure la quinta riga, allora ha due righe uguali. E quindi, avendo due righe uguali, il secondo pezzo dà un contributo, un determinante che è nullo, e quindi dà un contributo nullo. Per la vostra convenienza ve lo riscrivo qua, faccio cancello, ve lo riscrivo qua, sennò qua quando è dopo, anche avendo il web siete talmente pigri che non andate a rivedere, lo riscrivo, che per parola è scritto davanti. Quindi stavamo dimostrando la 5, io dovevo fare somma
per j che va da 1 a n di meno 1 alla i più j per ij più lambda grande a hj per il determinante di a grande ij. Questo è uguale a somma per j che va da 1 a n di meno 1 alla i più j, qua c'è ij per il determinante di a grande ij, e questo non è altro che il determinante di a, è uguale al determinante di a, poi mi viene più lambda grande somma per j che va da 1 a n di meno 1 alla i più j a hj per il determinante di a grande ij. Allora vedete, qui semplicemente al posto di i ci ho messo a, che significa? Che al posto della riga iesima ci ho messo la riga attesima. Ma allora, e poi ho fatto il determinante. Ma il determinante di una matrice del genere, al posto della righa c'è la riga attesima, ma poi c'è pure la sua riga attesima, quindi c'ha due righe uguali. Per quello che abbiamo detto prima, una matrice con due righe uguali, il determinante fa 0. Quindi questo contributo qua farà 0. Quindi in totale mi viene il determinante di A. Infine, non ho finito la 5, perché questo mi prova solo che se sommo a una riga o un multiplo di un'altra riga, se qua H fosse uguale a I, la cosa non funziona. Quindi io, ovviamente, perché se sommo per esempio la riga stessa, allora la riga si moltiplica per 2 e il determinante si moltiplica per 2, non rimane qua. Qua tutto funziona perché H è diverso da I, e quindi questa matrice di cui sto a fare il determinante ha due righe uguali. Comunque, questo caso corrisponde al fatto che io abbia sommato una riga o un multiplo di un'altra riga. Ma se sommo una riga o una combinazione lineare delle altre righe, come posso fare? Cos'è una combinazione lineare delle altre righe? Io devo fare, in questo caso devo fare somma per j che va da 1 a n, qua c'è meno 1 alla i più j, qua c'è aij più somma per h che diciamo diverso da i di lambda h a hj. H diverso da i significa che è una combinazione lineare delle altre righe, no? Determinante di A grande I, e questo viene, cioè è questa operazione ripetuta più volte. Cioè, se io devo fare una combinazione lineare di altre tre righe, prima ci sommo un multiplo di una riga, poi un multiplo di un'altra riga, poi un multiplo della terza riga, alla fine il determinante non cambia mai, alla fine non cambia. Oppure, se lo volete fare tutti insieme, questo è somma per j che va da 1 a n di meno 1 alla i più j a ij di a grande ij più somma per h diverso da i di meno 1 alla i più j a hj per il determinante di a grande ij. Tutti questi pezzi fanno tutti 0, quindi alla fine mi rimane il determinante di a. E quindi sommando una riga e una combinazione lineare delle altre righe non cambia nulla. Infine, perché cambiando da una matrice alla matrice trasposta e il determinante non cambia? Prima di fare la trasposta sviluppata secondo la riga iesima. Dopo che avete fatto la trasposta sviluppata secondo la colonna iesima, la formula viene esattamente uguale e quindi il determinante è lo stesso. E quindi diciamo la 6 è ovvia. Allora, se la 6 è ovvia, abbiamo finito. In particolare abbiamo dimostrato che il metodo del pivot altera il determinante solo per quanto riguarda gli scambi di righe che facciamo, e nel senso semplicemente che se
il numero di scambi è pari, non lo altera affatto, se il numero di scambi è dispari ne altera il segno. Per il resto il metodo del pivot prende una matrice e il determinante non lo cambia. In particolare non cambia il fatto che sia diverso o no da 0. Quindi, se la matrice da cui siamo partiti aveva le righe indipendenti, questo cosa voleva dire? Abbiamo visto che se le righe erano indipendenti nel metodo del pivot, alla fine lungo la diagonale venivano tutti i numeri diversi da 0, quindi vuol dire che il determinante veniva diverso da 0. Viceversa, se le righe erano dipendenti, allora, siccome lo spazio generato non cambiava, alla fine del metodo del pivot non possono venire tutti numeri diversi da 0, perché abbiamo visto che quando la matrice, quando le righe erano fatte così a scala, le righe erano indipendenti, quindi a un certo punto sarebbero diventate indipendenti. Allora, che significa? L'unico modo per non poter funzionare il metodo del pivot significa che quando andiamo a fare il metodo del pivot, a un certo punto, su una certa colonna, uno di quei numeri deve essere, cioè una di quella colonna al di sotto della diagonale deve essere fatta da tutti zeri, perché quella era l'unica cosa che poteva non far funzionare il metodo del pivot. Cioè, o meglio, io posso semplicemente passo appresso, continuo, posso andare fino alla fine, però l'unica cosa che cambia è che sulla diagonale avrò degli zeri. Vi ricordate? Io come facevo il metodo del pivot? Qua ci mettevo una lambda di diversa da 0 e ci annullavo tutti questi. Poi passavo qua, dicevo, questi non possono essere tutti nulli. Ma se fossero tutti nulli, quale sarebbe il problema? Io passerei, invece di considerare la seconda colonna, considererei la terza colonna. E quindi continuerei col metodo del pivot. Semplicemente l'unica differenza che ci sarebbe è che alla fine sulla diagonale verrebbero degli elementi uguali a 0. Quindi il metodo del pivot mi dice automaticamente che se le righe di partenza erano indipendenti, il determinante viene diverso da 0. Se erano dipendenti, il determinante, siccome applicando il metodo del pivot la dipendenza e indipendenza lineare non cambia, il determinante al più cambia il segno. Quindi quando le righe erano indipendenti, alla fine sulla diagonale avremo tutti elementi diversi da 0, e questo l'abbiamo verificato, e quindi il determinante sarà diverso da 0. Quando invece erano dipendenti, sarà esattamente il caso in cui sulla diagonale, andando applicare il metodo del pivot, però saltando quella colonna o quelle colonne in cui al di sotto della diagonale sono venuti tutti zeri, alla fine sulla diagonale, cioè dalla diagonale in giù, scusate, sono tutti zeri, allora sulla diagonale verrà qualche zero. E quindi se le righe di partenza erano dipendenti, il determinante è uguale a zero, quindi vale proprio se e solo se. È chiaro? Bene, una volta visto questo, l'ultima considerazione da fare è che il metodo del pivot era un modo molto efficiente di calcolare il determinante, e questa l'abbiamo fatta all'inizio, prima di fare ancora il terreno. Ma molto efficiente perché le formule, compresa la formula di Laplace che conosciamo per la formula che definisce il determinante, e le formule di Laplace richiedono in generale n fattoriali, un numero di conti proporzionale a n fattoriale, mentre invece il metodo del pivot richiede un numero di conti che, se diciamo, si può dimostrare facilmente, non lo faccio, ma insomma si può dimostrare facilmente che è proporzionale a n cubo, ok? Non è il metodo più efficiente, per calcolare il determinante della matrice si può scendere anche al di sotto di n cubo, però non n quadro per qualcosa, al di sotto di n quadro non si può scendere, perché ricordatevi che le entrate di una matrice sono n quadro, la prima cosa che deve fare il computer è deve leggere, quindi almeno qualcosa proporzionale a n quadro ci deve stare. Poi si può scendere a n quadro log n come complessità computazionale, qualcosa del genere. Ok? Il che fa una grande differenza anche in questo caso. Pensate a una matrice 1 milione per 1 milione. Allora, avere qualcosa che va come n cubo significa 10 alla 18, e siamo sempre che ci vuole il computer della NSA e ci vuole che bisogna aspettare parecchio tempo. Se siamo invece a n quadro log n, siamo 10 alla 12 per, se mettiamo logaritmo in base 2 di n, n abbiamo detto era 10 alla 6,
quindi la rete in base 2 è 10 alla 3 fa 10 per 20, quindi siamo a 20 per 10 alla 12, 20 per 10 alla 12, se il vostro computer fa 10 alla 9 operazioni al secondo sono 20.000 secondi, cioè sono 6 ore, però con il vostro computer non serve più quello della, diciamo, che va 10 alla 9, un miliardo di volte più veloce, insomma. Chiaro? Quindi, diciamo, il metodo di per sé diventa intrinsecamente un miliardo fratto 20 volte più veloce, quindi diventa 50 milioni di volte più veloce per una matrice, diciamo, un milione per un milione. Quindi, problema, la matrice 1 milione per 1 milione, se le entrate, ogni entrata è un byte, quanti byte ci vogliono per memorizzarlo? Una matrice 10 alla 6 per 10 alla 6, ogni entrata è un byte, quanti byte ci vogliono per memorizzarlo? 10 alla 6 per 10 alla 6 fa 10 alla 10 alla 12 byte, quanti byte? Andiamo bene. Allora, io ai miei ragazzi, diciamo, all'analisi 1 ho fatto l'alfabeto greco, poi non me lo faccio perché sennò poi sul web ci sta due volte, però lo potete andare a vedere su analisi. Però poi faccio, allora, 10 alla 9. Aspetta, vediamo un attimo se ci abbiamo 5 minuti. Sì, ci abbiamo 4 minuti, giusto il tempo di fare. I prefissi. Dieci alla uno. Qual è la parola che corrisponde 10 alla 1? Eh? Ah, dai. Poi? Etto. Chilo. 10 alla 6? Mega. Ah, 10 alla 12 lo sapete. Tera. 10 alla 15. Peta. 10 alla 18. Mi pare exa. 10 alla 22 c'è. Quindi ce n'è ancora, eh? Alla meno 1, deci, alla meno 2, centi, milli, micro, nano, pigo, femto, e atto. Sempre atto sul sicuro, qua exa su quasi sicuro. Un movimento c'è. Ancora non c'è un disco da un exabyte.